Bene. Da parte mia, buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Braghetto e sono un application engineer certificato Autodesk sulla parte di software Autodesk del settore IC, quindi software dedicati all'architettura, all'ingegneria e alle costruzioni. Velocemente una carrellata, ma molto molto rapida, più che altro per presentare a chi ancora non ci conoscesse chi siamo. NKE, Negroni Engineering, è un Autodesk Platinum Partner, è il principale partner Autodesk italiano. Abbiamo una serie di sedi che vedete sono un po' distribuite su tutto il territorio nazionale e abbiamo anche quattro sedi in Spagna, siamo circa una settantina di persone, la maggior parte delle quali ha un'estrazione tecnica, si occupa dei software Autodesk dal punto di vista tecnico e di conseguenza seguiamo dei percorsi di certificazione in Autodesk per appunto assistere e affiancare l'utente sull'utilizzo dei prodotti. Siamo anche partner HP per quanto riguarda le workstation. Quindi tutto ciò che è in qualche modo collegato al software, quindi un'infrastruttura hardware che possa adeguatamente supportarvi in maniera tale da poter sfruttare correttamente e pienamente le funzionalità dei prodotti. E siamo anche partner Stratasys, ovvero l'azienda che si occupa della produzione e della distribuzione delle stampanti 3D. In questa immagine vedete un po' dove siamo collocati, dove sono posizionate le nostre sedi. L'immagine che vedete sulla destra e la cartina sono riprese dal nostro sito www.nk360.com, quindi da lì potete anche recuperare quelli che sono i contatti con le nostre persone che sono più vicine a voi qualora abbiate la necessità di approfondire alcuni argomenti o alcune questioni. Di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di tutto ciò che è legato sia alla distribuzione dei prodotti Autodesk, piuttosto che dell'hardware HP o delle stampanti Stratasys, ma ci occupiamo anche di affiancare gli utenti in maniera tale appunto che possano lavorare al meglio, perciò ci occupiamo di assistenza sull'utilizzo del software, quindi la risoluzione di problematiche che possono verificarsi durante appunto l'uso dei prodotti Autodesk. Ci occupiamo di informazione standard in classi che andiamo a raccogliere appunto nelle varie zone dell'Italia. Siamo un training center certificato, una delle nostre sedi si occupa di questo e quindi possiamo anche certificarvi o farvi ottenere la certificazione da parte di Autodesk. Così come ci occupiamo dello sviluppo di progetti intesi BIM, progetti BIM, quindi l'evoluzione o comunque l'applicazione degli strumenti che andremo un po' a presentare oggi e vi affianchiamo nel caso in cui ce ne fosse bisogno per aiutarvi a strutturare al meglio la vostra organizzazione in modo da ottimizzare l'investimento fatto sull'acquisto del prodotto. Così come ci occupiamo di progetti PDM e PLM, quindi gestione documentale o gestione del ciclo di vita del prodotto, questo anche se ha più un taglio, se vogliamo, in ambito manifatturiero, MFG, più che architettonico, anche se la parte PDM e PLM si sta sviluppando decisamente anche in ambito IC. Siamo sviluppatori, quindi al nostro interno ci sono persone che si occupano di programmazione, di sviluppo. Questo per andare a implementare i prodotti laddove ci fossero delle esigenze specifiche con delle routine o con degli sviluppi appunto che vi consentano di eseguire quelle funzionalità che possono aiutarvi nella quotidianità. Oggi vedremo il tema della giornata è la Building Design Suite, ormai un pacchetto disponibile già da diversi anni che probabilmente alcuni di voi già utilizzano o che comunque hanno avuto modo di conoscere in altre occasioni ed è la soluzione Autodesk più completa per quanto riguarda la progettazione, la documentazione, la visualizzazione di un progetto e quindi è la soluzione diciamo di punta per quanto riguarda il settore IC. Il contenuto della Building Design Suite lo potete vedere insomma in questa immagine che ho
estratto dal sito di Autodesk, in cui sono indicati appunto i software che compongono questa suite. Quindi partendo da quelli che sono i CAD più tradizionali, ovvero AutoCAD o quei verticali che si basano su AutoCAD e che vanno ad aggiungere funzionalità specifiche per un determinato settore, quindi AutoCAD Architecture, AutoCAD MP, a questo poi si affiancano in maniera insomma preponderante software dedicati alla progettazione parametrica tridimensionale. E in questo si intende ovviamente Revit. Revit è di fatto il cuore della Building Design Suite ed entra nella versione premium. Le tre colonne che vedete in questa immagine di fatto rappresentano le tre soluzioni possibili. La prima sulla sinistra è la Building Design Suite Standard, che si ferma un po' di più in ambito CAD, quindi AutoCAD e derivati, a cui si aggiunge RecAP, che è quel software per la gestione dei file ottenuti dal laser scanner, quindi nuvole di punti, che entrano ovviamente anche in AutoCAD per la generazione magari di polilinee che devono essere poi usate per una modellazione. Passando alla Building Premium subentra Revit, che è di fatto il vero e proprio cuore della Building Design Suite, a cui poi si affiancano i software di visualizzazione come 3ds Max piuttosto che Showcase. Showcase è già presente nella versione standard e già consente di fare ottime visualizzazioni di quelli che sono i nostri modelli. Poi vi farò vedere un esempio di che cosa è possibile fare con Showcase utilizzando appunto una famiglia di Revit. Con 3ds Max, che è uno dei software più conosciuti a livello mondiale per quanto riguarda gli effetti speciali, la visualizzazione, il rendering e l'animazione, ovviamente andando a ereditare quelli che sono i modelli 3D realizzati con Revit piuttosto che con AutoCAD. A questi si aggiunge Navisworks, nella versione Simulate per quanto riguarda la Building Design Suite Premium, e Ultimate, Manage, pardon, per quanto riguarda la Building Design Suite Ultimate. Nella Ultimate abbiamo anche poi Inventor, che è quella soluzione, il prodotto per una progettazione parametrica in ambito meccanico, modellazione e documentazione e visualizzazione, che consente ormai da alcune release di interscambiare anche i modelli con Revit, per cui è prevista una funzionalità relativa al Beam Exchange, ovvero all'interscambio di dati in ambito Beam, anche nel momento in cui questi elementi sono stati modellati, creati e sviluppati nell'ambiente di Inventor. L'ultimo che vedete in fondo a questo elenco è Robot, ed è il solutore Autodesk per quanto riguarda l'analisi e la verifica strutturale. E in questo senso è possibile collegare il modello di Revit direttamente con Robot in maniera tale da poter su Robot eseguire analisi e verifiche strutturali. Quindi sono una serie di prodotti che però non devono essere visti come prodotti slegati tra di loro. È vero che ognuno è molto forte nel proprio ambito, ma il concetto fondamentale della Building Design Suite è quello di avere una compilation di prodotti i cui dati possono scambiarsi o comunque possono ereditare una serie di informazioni da un modello fatto con AutoCAD, fatto con Revit, e nel software specifico andare a sviluppare poi delle applicazioni dedicate, ovvero la documentazione per quanto riguarda la parte CAD, la visualizzazione per quanto riguarda 3D Studio e Showcase, la simulazione o la verifica delle interferenze per quanto riguarda Navisworks, o l'analisi strutturale per quanto riguarda Robot. Quindi non sono tanti prodotti tra di loro scollegati, ma il concetto fondamentale di cui spesso avete sentito parlare è quello dell'interoperabilità e quindi la possibilità di poter scambiare dati all'interno di un unico ambiente. Ho ripreso l'immagine relativa alle nostre sedi, ma più che altro per mostrarvi l'indirizzo del nostro sito a cui fare riferimento, www.nk360.com, così come i canali LinkedIn, Facebook e Twitter, in cui periodicamente andiamo ad aggiungere informazioni, notizie anche relative alle attività che normalmente svolgiamo. E poi ho riportato un indirizzo email di Andrea Torre, che è il responsabile di KE per quanto riguarda il settore AEC, a cui potete fare riferimento nel momento in cui
avete la necessità di approfondire appunto alcune informazioni o alcune questioni, laddove soprattutto non avete una persona nostra già di riferimento. Detto questo, direi che siamo pronti per entrare un po' più nello specifico e vedere alcuni, insomma, dei software che compongono la suite. Esco quindi da PowerPoint, vediamo direttamente la finestra, e punto di partenza, anche se è un punto di partenza estremamente rapido, perché non ci soffermeremo più di tanto su questo aspetto, è AutoCAD, vuoi perché magari è quotidianamente da voi utilizzato, forse perché è il software più diffuso. Per quanto riguarda il disegno e la documentazione, però potremmo immaginare che questa potrebbe essere una base di partenza comune a molti, no? Nel momento in cui c'è la necessità di andare a sviluppare un modello 3D, che può nascere sì da zero, ma può nascere anche appoggiandosi a un dato CAD, a un disegno bidimensionale come è quello che state vedendo in questo momento. Che può essere appunto la base per lo sviluppo di un modello 3D, di un modello 3D parametrico, di un modello 3D ricco di informazioni. Quando si parla di Building Design Suite si parla di BIM, e quindi di un modello sì tridimensionale, in cui non ci siano semplicemente degli oggetti, ma ci siano degli oggetti ricchi di dati. E lo strumento giusto da utilizzare in questo senso non può che essere che Revit, all'interno del quale noi abbiamo la possibilità sì di partire, di disegnare direttamente da zero, ma abbiamo la possibilità anche di importare un file CAD. Io adesso mi sposto su Revit, apro rapidamente un documento, un progetto che in realtà ho già iniziato, ma non è completo. E su cui andrò appunto a collocare il DVG e poi gli elementi di Revit. Quindi quello che vediamo adesso è Revit nella versione 2017, uscito da poche settimane, la building è uscita non molti giorni fa, e è disponibile in italiano così come è disponibile in altre lingue, così come le librerie disponibili sono relative a una serie piuttosto numerosa di paesi, e quindi anche con standard già organizzati, già presenti, già disponibili all'interno della libreria. Tra l'altro, il Revit che sto utilizzando io in questo momento è il Revit più completo che ci possa essere. Non so se già lo sappiate, probabilmente sì, anche chi di voi utilizzava dei verticali di Revit, ovvero Revit Architecture piuttosto che Revit Structure o Revit MP, da alcune settimane non esistono più. Non ci sono più queste versioni verticali, ma esiste un unico Revit che fa da piattaforma comune a tutte e tre le discipline, e di fatto al suo interno contiene tutti gli strumenti delle tre discipline. Quindi quello che vedete in questo momento è il Revit della Building Design Suite, ma chi di voi ha un Revit Architecture ed è al momento sotto contratto di maintenance plan o a una desktop, vedrà che il Revit 2017 che potrà scaricare ed installare è quello completo, quindi quello che contiene sia gli strumenti architettonici, di cui qui vediamo la barra multifunzione, ma anche gli oggetti strutturali, quindi non solo gli elementi 3D, travi, pilastri, travi reticolari, piuttosto che sistemi di travi, e le fondazioni, ma anche tutti gli strumenti relativi ai rinforzi, quindi la possibilità di andare ad aggiungere sugli elementi che lo consentono, che sono in grado di ospitare un'armatura, la possibilità di andare ad aggiungere appunto con delle routine delle armature. In più c'è la parte relativa ai sistemi, ovvero la parte MP, la parte meccanica, elettrica e plumbing, okay? Quindi la parte relativa a un sistema idraulico. Rimangono di fatto presenti le due versioni di Revit, ovvero Revit Full, che è quello che stiamo vedendo adesso, e il Revit LT, dedicato, tagliato molto più su chi si occupa di una progettazione di tipo architettonico. Nella scheda Inserisci troviamo gli strumenti per poter portare all'interno del nostro modello anche file CAD, quindi c'è sempre la possibilità di collocare
all'interno del nostro modello geometrie che provengono dall'esterno. In questo esempio io andrò a caricarmi il file DWG che stavamo vedendo poco fa in AutoCAD, potrò eventualmente anche intervenire su che cosa debba essere caricato all'interno di questa vista, quindi posso anche escludere determinati layer che non sono necessari. E una volta confermato l'apertura, l'inserimento del CAD, ecco che il DWG è qui, è presente. E questa sarà la nostra base bidimensionale a cui potremo fare riferimento per il posizionamento dei nostri elementi. Il Revit, per chi ancora non lo conoscesse, abbiamo la possibilità di gestire l'intero modello attraverso un unico file. Un unico file che mi mostrerà attraverso il browser, che è questo pannello che ritroviamo ancorato qui sulla parte sinistra della nostra interfaccia, troviamo le viste del nostro progetto, suddivise per tipologie. Quindi avremo le piante che saranno raccolte in un unico nodo, avremo i prospetti, avremo le sezioni, avremo le viste 3D, le tabelle, le tavole, insomma tutto quello che ci serve per, da un lato, documentare il nostro progetto, dall'altro anche esaminare che cosa capiti in punti specifici del nostro modello, verrà raggiunto attraverso appunto il browser, così come le viste nuove che verranno create andranno a posizionarsi all'interno del browser. In questo momento io sto visualizzando una vista di pianta, una pianta che andrà ad inquadrare quello che è presente all'interno del mio modello in una quota specifica. Cosa vuol dire una quota specifica? Vuol dire che se cambio la posizione con cui osservo il mio modello, in questo caso mi sono collocato su una sezione, quindi una vista in cui la direzione dell'osservatore è orizzontale, visualizzo come si sviluppa in verticale il mio modello. Vengono mostrati anche dei piani, quelli che si chiamano livelli, e i livelli altro non sono che dei riferimenti altimetrici che ci consentiranno di collocare gli oggetti all'interno di quote specifiche, ma di fatto rappresentano anche l'equivalente dell'UCS di AutoCAD, ovvero un piano di lavoro, un ambiente che si collocherà ad una specifica quota altimetrica, che è quella che leggete sull'etichetta, un po' come se andassi a collocare l'UCS di AutoCAD in corrispondenza della linea tratteggiata che vedete qui all'interno di questa vista. I livelli di Revit non sono semplicemente un riferimento altimetrico, ma possono essere anche utilizzati per legare gli elementi che vengono aggiunti, che vengono posizionati all'interno del modello. Un esempio molto semplice è vedere cosa succede se io trascino il livello in una posizione diversa. Vedete che direttamente una serie di elementi vengono adattati e subiscono questa modifica. Okay? Quindi se sollevo ad esempio la quota della copertura superiore, e potrei farlo anche specificando direttamente il parametro, perché l'ambiente di Revit è un ambiente fortemente parametrico, verrà riposizionato quel riferimento e tutti gli oggetti che adesso sono collegati. L'elemento che ho selezionato in questo momento è un muro, un oggetto di tipo muro, un elemento che posso personalizzare, in cui posso specificare quali sono gli strati, quindi la composizione, la struttura che ha questo muro e una personalizzazione che posso eseguire io, specificando quali sono gli spessori, specificando qual è la funzione che deve essere svolta da quello strato, mi consente anche di aggiungere informazioni relative al materiale. E il materiale altro non è che un ennesimo contenitore di dati. Quando si parla di BIM, si parla di modello di informazioni, e uno dei punti in cui aggiungere queste informazioni è proprio il materiale. Il materiale controlla le caratteristiche grafiche, quindi il modo con cui deve essere rappresentato nelle varie viste quell'oggetto, quello strato del muro, o quel componente che io associo ad un'entità, ma ho la possibilità anche di assegnare informazioni relative all'identità, e sono campi aperti. Qualora questi non bastassero, posso anche eventualmente aggiungere dei parametri agli elementi, parametri che poi verranno mostrati o all'interno dell'oggetto tramite le sue proprietà o all'interno di tabelle, perché tutto ciò che io posiziono all'interno di Revit potrà essere poi descritto e computato all'interno di un abaco, scegliendo poi quali sono le informazioni che effettivamente mi interessa visualizzare. Inoltre posso aggiungere proprietà relative all'aspetto, questo perché io posso usare Revit come motore di rendering e quindi produrre delle immagini di presentazione all'interno di Revit, così come ho la possibilità di lavorare con il file di Revit in altri software.
dal momento che stiamo ragionando all'interno di una building design suite, potremmo portare il nostro modello su 3D Studio e eseguire la visualizzazione o l'animazione all'interno di 3ds Max. Le informazioni che vedo relative all'aspetto e che ho specificato all'interno di Revit, vedrete tra poco che si trasferiranno anche all'interno di 3D Studio. Quindi non ci sarà neanche la necessità di rimappare i vari elementi, di assegnare loro il materiale, perché un dato è un'informazione che io o qualcuno ha già assegnato al mio modello 3D. Così come potrei eventualmente aggiungere informazioni di tipo fisico o di tipo termico. Questo diventa importante nel momento in cui il modello viene poi usato nei software di analisi e verifica strutturale o per le analisi energetiche che posso eseguire utilizzando il cloud. Ed è questo uno dei servizi accessibili agli utenti che hanno un contratto maintenance attivo o che hanno acquistato la licenza desktop, quindi subscription, ovvero termine, in cui oltre al software è possibile accedere e utilizzare i servizi cloud. Uno di questi è proprio quello relativo all'analisi energetica che andrà a sfruttare le proprietà termiche che qui posso specificare sui miei materiali. Nel fare la modifica che io ho realizzato poco fa, cambiando qui la quota del mio livello, si sono modificati i muri e di conseguenza si è modificato l'intero progetto, perché quando si lavora su Revit siamo sicuri che tutte le viste che rappresentano il mio modello si aggiornano senza che io debba inseguire i vari elementi e manualmente correggerli. Quindi si sarà modificato il 3D, si saranno modificate le sezioni che intersecano in questo punto il modello, si sono aggiornate anche le tabelle che mi danno le informazioni degli oggetti che sono presenti all'interno del mio fabbricato. L'aggiornamento è costante e continuo e quindi si evitano in questo modo errori, no? Dovuti a distrazioni o perché magari può diventare difficile ritrovare la modifica in viste che possono essere anche molto numerose. Proviamo a vedere velocemente, ritornando nella nostra vista di pianta, l'apro al volo ma giusto per mostrarlo, il modello 3D, in cui vedete si è sollevato qui la parte relativa a questa porzione rettangolare, quando ho sollevato il livello è lì che è stato modificato la parte del nostro edificio. Però ritornando sulla vista di pianta, proviamo ad inserire alcuni elementi. Vediamo come si potrebbe operare in Revit nel momento in cui c'è da andare ad aggiungere delle nuove entità e che caratteristiche hanno queste entità. Io partirei con l'inserimento di alcuni muri. Il muro, come dicevamo, è un oggetto personalizzabile. L'elenco che state vedendo è quello che si chiama il selettore tipo e in questo elenco è possibile ritrovare quelle che sono le tipologie di muro che normalmente utilizzo. Potrei definire un mio prototipo, un mio modello di progetto all'interno del quale questi muri sono già presenti, in maniera tale da non doverli creare. Se poi ho una necessità, nessuno mi impedisce di utilizzare il duplica e dare nuove caratteristiche all'oggetto di tipo muro e quindi crearmi una nuova tipologia. Altrimenti lavoro con quelli che ho, posso specificare dove debbano essere posizionati questi elementi, le tendine che sto aprendo mi consentono di vincolare gli oggetti e il vincolo è un altro dei concetti importanti in Revit, ovvero la possibilità di editare una moltitudine di elementi attraverso appunto dei parametri tipo livello, come abbiamo fatto prima quando ho modificato la quota della copertura alta. In questo caso gli dico che voglio arrivare fino al piano primo, in modo tale che Revit si calcoli direttamente l'altezza necessaria per disegnare quel segmento di muro. Posso specificare rispetto a quale bordo, a quale superficie del muro debbano essere posizionati gli elementi nuovi. Dopodiché potrò semplicemente riconoscere degli snap ad oggetto che sono sempre gli stessi, anche graficamente, a quelli che normalmente utilizzo in AutoCAD, quindi il quadrato rappresenterà il punto finale, la X l'intersezione, il triangolo il punto medio e così via. Le operazioni che normalmente usiamo in AutoCAD possiamo tranquillamente ripeterle e ritrovarle anche all'interno di Revit, quindi è tranquillamente possibile copiare un oggetto se diventa quella la soluzione più pratica e più veloce per eseguire una modifica. No? In questo caso, vedete, io avevo una serie di tramezze tutte uguali come tipologia e come
come lunghezza, quindi sono partito da una e l'ho semplicemente copiata e riposizionata, ma questa modifica ha prodotto in realtà un cambiamento al tutto il mio modello 3D. Proviamo a rimetterci un attimo nella vista 3D di prima. Questo è il mio complessivo, no? In cui vedo il 3D intero. Posso duplicarmi la vista e quindi crearmene una nuova su cui poter fare delle modifiche, che potrebbe essere ad esempio questa che uso per avere una visualizzazione dello spaccato del mio 3D, in maniera tale da poter visualizzare quello che è presente su una vista di pianta ad esempio, del mio modello. Ecco che in questo modo io da qui ho già una visualizzazione di quello che è il modello 3D che ho appena eseguito. Se poi affianco le due viste, quindi affianco il mio piano terra e affianco la mia vista 3D, avrò modo di vedere cosa avviene nel modello tridimensionale nel momento in cui si lavora in pianta. Solitamente sul 3D è difficile che si lavori, se non in alcuni casi non è una vista molto operativa, è assai più probabile che il 3D sia poi una conseguenza di quello che viene fatto sulle viste bidimensionali, no? Sulle viste piane. Un po' come sto facendo io adesso, cioè lavoro in pianta, posiziono muri, sapendo che poi quelle entità verranno posizionate anche all'interno delle altre viste, quindi non dovrò preoccuparmi di fare di fatto nessuna operazione particolare, perché il 3D sarà una conseguenza di quello che sto eseguendo sulla mia vista di pianta. Quindi l'inserimento di muri, come sto facendo in questo momento, vedete che molto rapidamente ho la possibilità di ricostruire una situazione che ho su una pianta. Qui non ho riconosciuto il punto giusto, velocemente vado ad eseguire una modifica e ovviamente quella modifica si è propagata su tutte le viste. Ho inserito i muri, ho la possibilità di inserire oggetti di tipo diverso, ho la possibilità di inserire porte, di inserire finestre. Anche in questo caso si utilizzano delle entità che sono già presenti all'interno del modello. Questi elementi sono delle famiglie, sono oggetti, se vogliamo, assimilabili a dei blocchi di AutoCAD, un po' più intelligenti rispetto ai blocchi di AutoCAD, perché hanno la possibilità di essere molto più parametrici di quello che è il blocco tradizionale in ambito DVG. Può essere parametrica la dimensione, così come può essere parametrico l'aspetto. Sono molte le possibilità che abbiamo all'interno delle famiglie. Le famiglie sono presenti all'interno del file, possono essere caricate, e quando si carica c'è la possibilità di accedere a una libreria che viene scaricata ed installata durante l'installazione di Revit, appunto. Di default viene installata la libreria italiana, perché sente di fatto la lingua del sistema operativo su cui si sta installando, ma vedete che io qui ho aggiunto delle librerie anche di altri paesi, e questo diventa estremamente ricco non solo per avere delle possibilità in più dal punto di vista degli aspetti e delle proprietà che possono avere questi elementi, e quindi avere vedete una scelta di oggetti possibile molto più numerosa rispetto all'installazione di una singola libreria, ma perché in questo modo possiamo anche ritrovare all'interno dei nostri delle nostre cartelle delle librerie specifiche relative agli elementi, soprattutto gli elementi strutturali. Quindi sulla cartella UK, ad esempio, tutto ciò che è relativo alle colonne piuttosto che alle travi sono profili che sono stati disegnati secondo la normativa, okay? Quindi dal punto di vista delle dimensioni, della rappresentazione, delle proprietà, sono molto più complete e molto più coerenti con quelli che sono gli standard. Ecco, qui ci sono queste cartelle con all'interno una serie di forme predefinite. Le famiglie in realtà possono anche essere da me personalizzate, quindi nel momento in cui io ho la necessità di lavorare o di avere un oggetto di forma leggermente diversa o dalle proprietà leggermente diverse, posso o editare quella che ho già caricato, così come posso editare una famiglia presente in libreria, o eventualmente crearmi una nuova famiglia partendo da zero. L'ambiente di disegno è un ambiente aperto, quindi posso rappresentarla sia in 2D che in 3D a seconda della tipologia di famiglia che sto personalizzando, ma di fatto non ho limiti da questo punto di vista, così come non ho limiti per quanto riguarda i parametri che possono essere associati e specificati sui nostri elementi. Gli elementi tipo le porte o le finestre necessitano di un muro per poter essere posizionati, quindi
vedete che viene mostrata l'anteprima della porta solo nel momento in cui ci si muove su un elemento di tipo muro. In questo modo, vedete, io sto riempiendo quello che è il mio modello 3D andando a posizionare un oggetto di questo tipo. Inoltre, quando si posizionano gli elementi, l'ho fatto in pianta, ma come potete notare anche nelle viste 3D, il modello si è aggiornato, no? Quindi non c'è da questo punto di vista nessuna limitazione o differenza rispetto a quello che abbiamo detto poco fa per i muri. Inoltre, gli oggetti che noi collochiamo nelle viste piane potranno essere controllati e riposizionati attraverso le quote temporanee che si mostrano nel momento in cui si seleziona l'oggetto. Questo diventa estremamente comodo per poter collocare in posizioni precise l'oggetto su una quota che io vado a imputare direttamente usando il parametro, oppure anche per aggiungere eventualmente delle regole, aggiungere dei vincoli. Esempio molto veloce, io vorrei che queste porte si posizionassero a 10 cm rispetto alla superficie della tramezza che ho collocato in quel punto. Volendo queste quote io le posso rendere quote permanenti, le trasformo in maniera tale che siano visibili all'interno del mio progetto. Queste quote hanno inoltre un lucchetto che potrei chiudere e in questo modo ho aggiunto una regola. La regola cosa controllerà? La posizione di quella finestra rispetto alla tramezza. Se la tramezza si sposta, tutti gli elementi che sono vincolati si spostano di conseguenza. E anche in questo modo io ho la libertà, ho la facoltà, insomma, non dover rieseguire tutta una serie di modifiche sul mio modello o inseguire, rintracciare gli oggetti che sono stati modificati e andare ad apportare le modifiche nelle varie viste. Ho lavorato in pianta per scelta, avrei potuto anche lavorare in una vista di sezione, adesso ne sto disegnando una qui da ovest verso est che taglia all'interno quei miei muri. Qui vedo il muro che ho selezionato, che ho disegnato poco fa, quindi l'ho selezionato in sezione, ma se notate è selezionato in entrambe le viste, e anche da qui io potrei eseguire delle modifiche, quindi potrei spostare il muro sapendo che la modifica che sto eseguendo si verificherà anche su tutte le altre viste. E qualora dovessi intervenire su uno degli oggetti che ho posizionato in pianta, tipo la porta, perché magari la voglio sbloccare rispetto a quei 10 centimetri, o volessi cambiarne il tipo, ho sempre la possibilità di farlo. La posso modificare sapendo che quella modifica la vedrò qui sulla vista di sezione, ma come ormai abbiamo capito, verrà eseguita la stessa modifica anche in pianta o anche nella vista 3D, che vediamo qui colorata adesso in questo momento. Altro passaggio. Io potrei sul mio modello 3D, andare ad aggiungere o anzi chiedere a Revit che vengano mostrati attraverso delle viste degli abachi. Creiamone uno velocemente, creiamo un abaco per quanto riguarda le porte. Quindi scorro gli oggetti che possono essere descritti e computati all'interno di Revit, volendo posso filtrare per disciplina quali sono gli elementi che devono essere mostrati, individuo la categoria, scelgo quali parametri devono essere mostrati, anche i parametri adesso in realtà si poteva fare anche prima, ma adesso c'è la possibilità di aggiungere anche ulteriori informazioni, di combinarli o di legarli attraverso delle formule. Quindi aggiungo il parametro della larghezza, aggiungo il livello, così da poter specificare rispetto a quale piano del mio modello devono essere mostrate gli oggetti di tipo porta. Posso scegliere di mostrare la famiglia e il tipo, ovvero il nome della tipologia. Magari voglio anche vedere qual è il modello, qual è il produttore. Potrei chiedere che venga mostrato anche il costo. Quindi queste sono le proprietà che al momento è in grado Revit di mostrarmi. Se non bastano, posso aggiungere io dei nuovi parametri, posso crearli come valori calcolati o posso combinare eventualmente più parametri tra di loro in modo tale da avere ancora un maggior numero di informazioni. Io vorrei vedere in questo momento tutte le porte che si trovano sul livello che si chiama piano terra. Voglio che siano raggruppate per famiglie e tipo, e magari suddivise,
e poi vorrei avere il totale magari per quanto riguarda il costo. In questo modo la mia tabella già viene generata. La tabella è sempre in qualche modo legata al nostro modello 3D che abbiamo realizzato poco fa. Ogni riga della mia tabella è un oggetto riconosciuto sul modello. Quindi usando l'abaco, usando la tabella, io ho la possibilità di cambiare il progetto. Esempio, non voglio più che in questa posizione che sto evidenziando con il puntatore ci sia una porta singola con pannello in vetro da 90x215, ma voglio una porta esterna. Io scelgo un tipo diverso, verrà aggiornata la grafica e verrà ricollocata la mia porta nella zona precisa in cui sono stati suddivisi quegli elementi. Inoltre, potrei compilare, laddove ci fosse la necessità, i campi che in questo momento sono vuoti, quindi posso dalla tabella rimandare una modifica direttamente al progetto. Okay, quindi ogni dato che io compilo attraverso la tabella andrà a compilare di fatto quella proprietà direttamente sull'entità, in maniera tale che poi i costi vengano via via visualizzati all'interno dell'abaco. L'abaco sarà una di quelle viste che potrò mettere in tavola, quindi se rapidamente creo una nuova tavola usando un cartiglio di default. E la messa in tavola si traduce in un trascinamento della vista con le proprietà che sono state assegnate e il suo posizionamento all'interno della tavola. Anche l'abaco è uno di quegli elementi che possono essere posizionati all'interno della tabella. Poi se ci fosse la necessità di ridimensionare quella che è la vista, ci fosse la necessità di compiere delle modifiche, la tecnica utilizzata è esattamente quella che si usa in AutoCAD nel momento in cui si collocano delle finestre di layout all'interno appunto della tavola di AutoCAD. Quindi come processo non è molto diverso. Altro esempio, prima di passare rapidamente agli altri software, potrei anche usare gli strumenti relativi alla progettazione impiantistica, al modello MP, per poter andare a posizionare all'interno del progetto componenti che appartengono ad un impianto idraulico, un impianto elettrico, piuttosto che un impianto di meccanico, ovvero HVAC. In questa vista che state vedendo, il modello architettonico è un modello collegato, un po' come se fosse una sorta di riferimento esterno. Questo perché è possibile che più utenti lavorino sullo stesso progetto e l'utilizzo dei collegamenti di Revit, ovvero dei file collegati, è una delle strade possibili per consentire a più persone di lavorare all'interno dello stesso progetto. Un po' come per i riferimenti esterni, qualora si modificasse uno dei file collegati, c'è la possibilità di ricaricarlo e di conseguenza ritrovare le modifiche. Questo è un sistema possibile. Un altro sistema è quello che prevede l'uso dei workset. Nel caso del workset invece ci sarà un unico file lavorato contemporaneamente da un numero n di utenti che contemporaneamente hanno l'accesso al modello, contemporaneamente contribuiscono allo sviluppo del progetto. Ovviamente deve essere un minimo organizzata la logica dei workset in maniera tale da consentire ai vari utenti di lavorare in maniera precisa in un ambito specifico. In questo caso io vorrei così con voi molto rapidamente provare a posizionare alcuni elementi di un impianto MP. Faccio solo una piccola modifica perché l'ho posizionato nel punto non corretto, quindi sposto molto velocemente il mio modello, ecco, in corrispondenza di una vista che sia più comoda per andare a posizionare gli elementi. È un esempio questo che vi consente di vedere come è possibile creare degli elementi che appartengono ad un sistema, immaginando di posizionare una serie di diffusori all'interno di queste stanze e in questo momento quello che sto facendo io adesso è un'operazione, se vogliamo, un po' incompleta perché non ho eseguito un'analisi per valutare quelle che sono effettivamente i fabbisogni dei vari vani.
Quindi è più che altro un esempio per mostrarvi come creare un sistema e come collegare rapidamente una serie di elementi. In questo caso vedete, ho posizionato una serie di bocchettoni. Il bocchettone stesso altro non è che una famiglia, molto molto semplice in questo caso, perché è una famiglia, è un tronco di piramide, okay? Quindi modellata con Revit, ma in questo caso potrei anche pensare di caricarmi dei CAD o realizzati con AutoCAD, se non con altri software che mi consentano di salvare il modello in formato SAT piuttosto che DXF o SketchUp, se è il caso di utilizzare elementi e modelli che arrivano da SketchUp. Però la forza di questo oggetto è la possibilità di poter ospitare quella che viene definita una connessione, ovvero un punto di collegamento da cui poi tracciare, secondo la direzione della freccia che vedete in questo momento, un tubo piuttosto che un condotto, una passerella o n altri oggetti relativi all'impianto. Qualunque elemento 3D di fatto può essere arricchito con questi elementi di tipo connessione e quindi diventare potenzialmente un oggetto MEP. Sono tutti elementi slegati questi, anche la vista 3D ci mostrerebbe quegli elementi che abbiamo adesso posizionato e vedete che la vista 3D va in questo caso specifico, perché ho impostato una disciplina meccanica, in questo modo tutto ciò che è architettonico viene messo in secondo piano ed è di fatto trasparente, mi consente di vedere invece gli oggetti del mio impianto. Io posso, usando uno strumento, un automatismo che mi permette di creare un sistema di condotti, ho la possibilità di collegare questi oggetti. Crea un sistema di mandata dell'aria. Ho la possibilità di chiedere a Revit che mi vengano collegati questi oggetti. Inserisco anche solo una base in modo tale da poter avere in un punto anche, ok, una quota diversa, lo posiziono a 10 metri, la mia base, in modo tale da poter avere una colonna. Ho la possibilità di chiedere a Revit di mostrarmi una soluzione diversa, una soluzione alternativa. Quindi posso sfogliare tra schemi differenti, no? Che mi mostrano attraverso questi segmenti di colore verde, di colore blu, disposizioni possibili, layout possibili. E ho un numero n variabile, dipende dagli oggetti che io ho selezionato. Nessuno impedisce di editare questo layout e di specificare il percorso che deve essere usato dall'elemento relativo all'impianto. In questa fase, questi oggetti continuano ad essere degli elementi semplicemente bidimensionali, sono dei vettori, li vedete anche in questa vista, sono semplicemente dei segmenti che vengono posizionati, ma diventano questi degli elementi 3D nel momento in cui si termina il layout e questi diventano parte di un condotto. Ora, i condotti che abbiamo ottenuto, poi ci sono anche dei condotti flessibili che vanno a collegarsi ai vari elementi, vanno a definire di fatto delle relazioni tra gli oggetti. Quindi qualunque modifica io esegua sugli elementi, tipo spostare il bocchettone, piuttosto che spostare quel tratto del condotto, vedete, produce una modifica direttamente a tutto il sistema. Mettiamo un attimo da parte il modello architettonico, lo nascondo temporaneamente. Questo che vedete è il mio modello 3D di questo sistema di impianti, che volendo potrebbe anche essere dimensionato rispetto a delle proprietà che posso andare a specificare, no? Avessi eseguito un'analisi dei fabbisogni avrei potuto definire anche la portata di ogni singolo bocchettone. In questo momento il diffusore ha un valore di default di 235 litri al secondo. Avessi fatto un'analisi in base alla destinazione d'uso, in base a una serie di parametri che posso andare a specificare, vedrei il fabbisogno di ogni singolo locale, di conseguenza specificare la portata di ogni singolo diffusore e poi usare questi dati appunto per un dimensionamento. Immaginiamo adesso di usare questo modello 3D in un'ottica futura, no, di analisi delle interferenze e immaginare di usare questo modello appunto per capire se e dove ci sono problemi con altre parti della struttura. È vero che è possibile eseguire in Revit anche un controllo delle interferenze, se il modello è interamente nativo di Revit e gli oggetti che vedo sono stati realizzati con le funzionalità di Revit. Questo
qualora ci fossero invece software diversi che in qualche modo devono lavorare insieme, allora può essere utile pensare di uscire da Revit e portare questo in un altro software, che è Navisworks. Come? Potrei anche usare semplicemente il modello 3D, il file nativo di Revit, oppure posso esportarlo in formato NVC. NVC è uno dei file di cache, un formato di salvataggio di Revit, di Navisworks, in cui è presente la geometria, in cui sono presenti le informazioni legate agli oggetti. Io ho già preparato un file NVC di questo ipotetico impianto, così come ho preparato un file NVC della parte architettonica, e tra un secondo lo vedremo all'interno di Navisworks. Una delle funzionalità nuove introdotte con Revit 2017 è la possibilità poi di convertire questi elementi, che sono sì elementi parametrici, perché di fatto vedete che questo canale mi dà la possibilità di cambiare la sezione, di specificare dimensioni diverse che devono essere assegnate a quel tratto, con tutta una serie di conseguenze poi relative alle riduzioni piuttosto che ai giunti che devono essere realizzati. Ma una delle novità più importanti di Revit 2017 è la possibilità di trasformare questi oggetti, che se vogliamo sono concettuali dal punto di vista della rappresentazione, sono a un livello di dettaglio, a un load basso, a livello 100 o 200, abbiamo la possibilità di farli diventare degli elementi simili, analoghi agli elementi di fabbricazione, con un livello di dettaglio pari a 400, LOD 400. La funzionalità nuova è questa, da progettazione a fabbricazione, che consente, sfruttando quelli che sono degli elementi predefiniti ed eventualmente anche questi ancora sviluppabili, implementabili, che sono la parte relativa al Revit MP usando l'applicazione che si chiama Fabrication, che mi dà appunto la possibilità di avere un editor di parti. Ecco che io in questo modo, selezionando un segmento, lo posso trasformare in una parte di fabbricazione con una grafica diversa, con una grafica più verosimile, quindi possono comparire flange, possono comparire forme anche più accurate, no, dal punto di vista della rappresentazione. Sostituendo tutta una serie di elementi, vedete, un disegno molto più verosimile, che posso anche ottimizzare andando a specificare quelli che possono essere le dimensioni dei tratti, andando a specificare quelli che devono essere eventualmente supporti che devono sostenere questo impianto, usando appunto il pannello delle parti di fabbricazione che vediamo qui. Quindi direttamente muovendomi sull'oggetto io visualizzo e colloco l'elemento all'interno del mio elemento. Adesso questo non l'ho posizionato nel punto giusto, ma ho la possibilità, vedete, di riconoscere direttamente l'entità e far collocare questi elementi che danno una maggiore precisione dal punto di vista della rappresentazione. Ci fosse poi anche un soffitto, un pavimento, un controsoffitto, questi andrebbero ad agganciarsi direttamente a quegli elementi, laddove non trovassero eventualmente altri supporti nella parte superiore. E in questo modo la nostra rappresentazione diventa indubbiamente più precisa, più verosimile e con un livello di dettaglio indubbiamente più alto. Dicevamo, Navisworks, noi lo potremmo usare appunto per mettere a confronto più viste, più modelli. Adesso chiudo AutoCAD, apro velocemente Navisworks, così da riuscire a vedere velocemente, anche perché il tempo sta passando. Potremmo vedere una delle applicazioni possibili appunto per Navisworks. Navisworks è un aggregatore di file che ci dà la possibilità di sovrapporre file che provengono da software diversi, anche non Autodesk, oppure ci dà modo di aggiungere eventualmente anche i file NVC che vedevamo poco fa. Quindi questo è il nostro solito modello. All'interno di questo noi potremmo vedere anche la parte relativa all'impianto. Ecco che lo vediamo qui.
Ed è possibile che alcuni elementi di questo impianto determinino delle interferenze, no? Qui è abbastanza evidente, abbastanza macroscopica la cosa, su un modello magari molto articolato non è detto che sia così scontato riuscire a individuare o prevedere dove si verifichi un problema di questo tipo. Una delle funzionalità di Navisworks, che è presente nella versione Manage di Navisworks appunto, è la possibilità di aggiungere dei test, aggiungere delle verifiche relative appunto alle interferenze, a un clash detection, in maniera tale che io possa mettere a confronto o un intero modello piuttosto che oggetti specifici. E gli oggetti che vedete io sto indicando sono in realtà elementi che appartengono, che Navisworks riconosce, no, sulla base della tipologia che arriva da Revit. Quindi posso mettere a confronto ad esempio i muri del piano terra con gli elementi del file MP che io ho disegnato sul livello contro soffitto, e potrei specificare quali di questi elementi debba essere eseguita l'analisi. Facendo un esegui, ecco che Navisworks mi evidenzia e mi consente di individuare rapidamente all'interno del modello dove è collocato il problema, quali sono gli elementi che determinano questo problema. Quindi ho modo, immaginando di essere non colui che apporta effettivamente delle modifiche o non necessariamente colui che contribuisce allo sviluppo del progetto, però ho modo di individuare questi problemi e segnalarli poi a chi il progetto lo sviluppa o al software con cui è stato realizzato il modello 3D, in maniera tale che possa essere eseguita la modifica prima che il progetto sia in fase di realizzazione, e quindi anticipare problemi che potrebbero poi comportare una spesa o una perdita di tempo in fase realizzativa. Le interferenze che sono state appunto ritrovate con questa analisi, volendo, potrebbero essere esportate, quindi è possibile creare un file, un report, no, che renda di conseguenza consultabile il problema e possa essere inviato magari attraverso un'email a chi deve occuparsi poi effettivamente della modifica. Io adesso mi porto sul mio desktop, ecco qui il file che è stato appena creato. Qui sono elencati gli elementi che determinano quell'interferenza e, cosa importante, sono riportati gli ID. L'elemento ID è un identificativo che appunto viene assegnato direttamente all'oggetto e che consentirà poi all'utente di rintracciare direttamente sul modello quell'entità e modificarla, quindi facendo cambiare il percorso ad esempio di quel condotto o andando a realizzare un'apertura su quella tramezza, insomma quella soluzione che consenta di evitare appunto l'interferenza che in questo momento Navisworks mi sta mostrando. Questa è un'applicazione possibile, così come sarebbe possibile eventualmente andare ad aggiungere anche la parte relativa al Gantt, quindi creare manualmente quelle che sono le attività, i task da eseguire all'interno del nostro progetto, che possono essere manualmente appunto definite o eventualmente aggiunte a Navisworks attraverso file esterni che provengono da Project o che provengono da Primavera, se non un file direttamente CSV in cui sono schedulate appunto le attività che dovranno poi essere ovviamente abbinate agli oggetti di Navisworks. Questo era un esempio di scambio di dati, quindi il modello di Revit è finito all'interno di Navisworks per una parte di analisi delle interferenze. Un altro esempio possibile tra i software che appartengono alla Building Design Suite è relativa invece al discorso della visualizzazione, quindi poter mostrare un modello 3D per presentare al meglio il modello, e abbiamo anche in questo caso soluzioni diverse. In questo esempio vedete c'è una famiglia, quella che avevo aperto è una famiglia di Revit di un dispositivo di illuminazione in cui sono stati modellati in modo molto semplice, no? Con delle primitive, di fatto con delle estrusioni o con delle estrusioni su percorso sono stati aggiunti una serie di elementi solidi e vuoti. Su questo è stata aggiunta poi una fotometria in maniera tale che la distribuzione della luce sia quella corretta, no? E effettivamente corrispondente a quel dispositivo, e questa è un'informazione che mi può essere data ad esempio da chi quel dispositivo di illuminazione lo produce.
questa, che è una famiglia di Revit, può entrare all'interno di Showcase. Showcase è un altro dei software che compone la Building Design Suite. Questo è presente già dalla versione standard della Building Design Suite, appunto, e consente di lavorare su modelli 3D. Potrebbero essere anche dei modelli 3D fatti con AutoCAD, quindi non necessariamente modelli 3D di Revit. Se lo sono, meglio, nel senso che c'è la possibilità attraverso il Suite Workflow di portare il modello 3D di Revit direttamente all'interno di Showcase, altrimenti la stessa tendina, la stessa funzionalità ce l'ho anche in AutoCAD e mi permette appunto di portare il modello 3D all'interno di Showcase, e poi qui in Showcase occuparmi della presentazione, della visualizzazione del modello. Come? O ereditando quelli che sono i materiali che sono stati magari già assegnati in AutoCAD piuttosto che in Revit, o eventualmente riassegnandoli direttamente da qui. In Showcase è presente un pannello relativo ai materiali che mi mostrerà appunto quali sono i materiali già in uso o disponibili all'interno di questa scena, quindi io volendo potrei selezionare un elemento e assegnare quel materiale all'elemento in maniera estremamente veloce. Se notate, poi questo elemento è collocato all'interno di un ambiente che lo illumina. Quindi c'è una mappa HDR che si preoccupa di illuminare la scena e che eventualmente posso regolare, no? Decidendo magari in quale direzione debbano essere disegnate le ombre, no? Quindi trascino e vedete come cambia l'aspetto, come cambia la visualizzazione qui all'interno del modello, così come posso aumentare o schiarire la luce del mio ambiente. Quindi posso modificare il materiale sostituendolo con uno diverso, così come posso eventualmente creare un materiale nuovo o utilizzare le librerie dei materiali che ho qui a disposizione. Quindi avrò sempre gli Autodesk Material, che è quella libreria comune un po' a tutti i software, trasversale ai vari software. In più si aggiungono i materiali di Showcase, quelli base, quelli estesi, in cui ho ancora delle alternative che velocemente potrei andare ad assegnare alla mia selezione. Questo non è ancora un render, potrei renderizzare a partire da questo il mio modello, quindi far sfruttare il processore della mia macchina per creare un'immagine o per creare un'animazione. La comodità di Showcase è che in tempi tutto sommato estremamente rapidi ho la possibilità di mostrare molto molto velocemente soluzioni alternative diverse. Ad esempio, come potete vedere, adesso io ho aperto qui il pannello delle alternative e cliccando su queste anteprime vedete che si ricolorano i vari elementi. In questo caso ho modificato semplicemente i colori della calotta e vedete che i vari oggetti che compongono il mio modello 3D si aggiornano di conseguenza, così come potrei intervenire invece sulla parte relativa al piedistallo e modificare, se non combinare laddove avessi bisogno, le varie soluzioni in maniera estremamente veloce, in maniera estremamente rapida. Potrei usare Showcase proprio come strumento di visualizzazione in real time di un componente, come in questo caso, oppure di un modello architettonico eventualmente anche più esteso. Qualora non dovessi semplicemente fare un'operazione di visualizzazione di questo tipo, ma volessi produrre immagini di presentazione di più alto livello, allora potrei utilizzare 3D Studio Max. 3D Studio sempre presente all'interno della Building Design Suite, non nella versione standard, ma nella Premium e nella Ultimate. Anche 3D Studio si scambia dati con AutoCAD piuttosto che con Revit. Sempre nella nostra interfaccia di Revit è presente il Suite Workflow che ci consente di inviare il modello 3D di Revit all'interno di 3D Studio Max. Adesso io questa operazione già l'ho fatta per risparmiarvi quel minuto e mezzo circa di conversione del modello nella scena di 3D Studio. Anche in questo caso viene eseguito un collegamento tra quello che è il modello di Revit e la scena di 3D Studio, in maniera tale che se fosse necessario io avrò la possibilità di ricaricare
il file RWT, okay, di ricaricarlo e ritrovarmi di conseguenza le modifiche che sono state apportate al progetto, quindi viene modificato un tipo di porta, viene modificato un materiale piuttosto che la posizione di un elemento. Facendo un reload io ripristino le modifiche anche all'interno della scena. Ma all'interno di 3D Studio sono finiti non solo gli elementi 3D, le geometrie solide, come possiamo vedere in questo momento, ma sono finite anche altre informazioni, ovvero il sole, quindi la luce naturale che illumina il mio modello, che è una delle proprietà che potrei specificare anche all'interno di Revit. Anche in Revit è possibile attivare, ad esempio, la visualizzazione delle ombre, che verrà calcolata sulla base delle impostazioni del sole che io vado a definire. Quindi potrei specificare una posizione geografica, una data, un'ora. In maniera tale da poter studiare in che modo si proiettano le ombre all'interno del mio modello ed avere poi di conseguenza tutte le viste corrette dal punto di vista della visualizzazione, non solo questa 3D, ma anche ovviamente quella, quelle relative ai prospetti. Quella che state vedendo in questo momento era la visualizzazione del percorso del sole. Ma tornando in 3D Studio, questo è uno dei dati che è migrato insieme al modello. Sono migrate anche le cineprese, quindi la cinepresa che io ho qui è di fatto una camera che arriva da Revit. Il nome, infatti, che vediamo è un nome tipico delle viste di Revit. È possibile aggiungere ulteriori camere, perché magari è necessario impostare, no, delle visualizzazioni a partire da punti di vista specifici, ma sono finiti all'interno del modello di Revit, del modello di 3D Studio, anche i materiali che erano già stati precedentemente assegnati in Revit. E quindi non c'è neanche la necessità di riassegnare i materiali ai vari elementi, che di fatto questi già appartengono alla scena. Quindi vedete che questo era il materiale che era stato assegnato al mio muro, cioè l'intonaco bianco che avevo dato a quell'elemento, così come c'è il pannello metallico, e queste sono le informazioni che arrivano da Revit. L'aspetto di questo pannello è esattamente identico al pannello che ritrovavo in Revit poco fa. Ho la possibilità, volendo, di modificarlo. La modifica rimarrà all'interno della scena di 3D Studio. Perché portare il modello all'interno di 3D Studio? Per poter sfruttare maggiormente le caratteristiche hardware della macchina e poter avere a disposizione una serie di parametri in più che ci consentano di calcolare al meglio l'immagine. Tra l'altro, nella versione attuale di 3D Studio, e questo è in comune con Revit, è stato aggiunto un motore di rendering nuovo che si chiama Art Renderer, che riprende di fatto il Ray Tracer che è presente in Revit. Art sta per Autodesk Ray Tracer Renderer, quindi il motore di rendering basato su questo nuovo algoritmo che è presente in Revit da un paio di versioni. Facciamo velocemente una prova, ma giusto per verificare, insomma, il tempo di calcolo e una possibile soluzione che velocemente andiamo a calcolare, e potremmo definire la qualità con cui deve essere eseguito il calcolo del rendering, o trascinando questa slider che vediamo qui nella parte superiore, o specificando il tempo di calcolo necessario. Ovviamente maggiore e il tempo di calcolo, più accurato e definito sarà il modello. Ovviamente anche questo Art Render è un motore di global illumination, quindi andrà a sfruttare le proprietà di riflessione anche della luce sulla superficie degli oggetti. Facciamo partire il calcolo del rendering. E a parità di caratteristiche, ovvero di modello, di quantità di oggetti presenti, di dimensione del rendering e di qualità, lo stesso render calcolato in 3D Studio è estremamente più veloce rispetto a quello che è il calcolo del rendering eseguito all'interno di Revit. La procedura è analoga, di fatto viene anche in Revit c'è la possibilità di specificare quanti secondi, minuti o ore di calcolo devono essere dedicate appunto al calcolo, e di conseguenza meno visibili, per adesso saranno ancora per un po' visibili questi puntini sugli oggetti, ma perché il tempo necessario è basso, è 1 minuto, quindi è una qualità, se vogliamo, ancora in bassa qualità,
per quanto riguarda questa immagine, non si può che migliorare partendo da qui, però di fatto la logica è la medesima, quindi anche in Revit posso specificare quanto tempo debba essere dedicato a questo tipo di processo. Usando le risorse hardware, in questo momento la mia macchina sta elaborando, sta processando il render. Sia in Revit sia in 3D Studio c'è la possibilità di utilizzare il rendering in cloud e quindi inviare ad Autodesk il modello, ovviamente dopo aver fatto login e quindi aver fatto l'autenticazione sulla base del nome utente e della password che vi identifica come Autodesk Account. Sfruttare quindi le risorse hardware di Autodesk, che sono sicuramente più potenti e carrozzate rispetto a quelle che potrebbero essere delle workstation anche dedicate. E questo è un servizio appunto accessibile attraverso il login ad Autodesk 360. Con questo abbiamo un po' visto una carrellata veloce di quelli che sono i software, dei principali software che compongono la Building Design Suite. Abbiamo visto come è possibile, partendo dal DWG, includere il DWG all'interno di un progetto di Revit e usarlo come base per lo sviluppo di un modello. Un modello che potrebbe essere composto da oggetti architettonici, ma potrebbe essere un modello anche strutturale piuttosto che impiantistico. Abbiamo visto come portare quel modello di Revit all'interno di un ambiente in cui eseguire delle analisi piuttosto che delle simulazioni, che è appunto Navisworks, oppure portare un dato 3D o un dato di AutoCAD oppure un dato 3D di Revit all'interno di Showcase per la parte di visualizzazione, oppure terminare in 3D Studio per poter elaborare e processare immagini a un livello qualitativo di aspetto, di resa fotorealistica sicuramente più elevata rispetto a quello che potrei ottenere con Revit, anche se già con Revit piuttosto che con Showcase i risultati che si possono ottenere sono indubbiamente molto ma molto alti. Il vantaggio di 3D Studio sono i tempi di calcolo che si riducono perché 3D Studio va a sfruttare in maniera più ottimale e completa la parte hardware della vostra macchina. Con questo io ho concluso la parte di presentazione, termino la registrazione. E se ci sono domande, adesso proviamo.